Santi nomi. Ma certo, ma allora tu sei Sebastien. Mammina, io ho detto a Sebastien che tu hai conosciuto la sua mamma. L'ho portato qui a casa nostra perché tu gliene possa parlare. Oh, tu sei il figlio di Isabel. Ma come diavolo è che ti trovi qua? Sebastien è venuto da solo e a piedi dei Pirenei per poter vedere sua madre. Cosa? Ma dici proprio davvero? Sebastien ha saputo oggi che sua madre non gli vuole bene per niente. Mm? Tu dici che tua madre non ti ama? Oh, chi ti ha detto questa stupidaggine? È stato Pancio. Pancio e sua moglie gliel'hanno detto oggi. Pancio è un gran bugiardo. Direbbe qualsiasi cosa quel delinquente pur di fargliela pagare ad Isabel. Non l'ha mai mandata giù quel disgraziato ipocrita. Non è altro che una sporca e bassa vendetta, ma la pagherà. Ma quale vendetta? Sebastien, devi sapere che tua madre mi ha sempre difeso contro Pancio perché lui e sua moglie mi maltrattavano. Mia madre ti ha difeso? È stato esattamente un anno fa quando fui costretta a lasciar sola la mia bambina. Ero dovuta andare a lavorare in una città sulla costa per guadagnare qualche soldo e allora... Perché non hai ancora riempito la carriola di legna? Sbrigati e non tornare finché non hai finito. Veramente, io oggi non mi sento bene. Credo di avere la febbre. Fannullona! Stai cercando ancora di scansare il lavoro. Ricordati però che se non lavori non ti do da mangiare. Tua madre non mi ha mandato una lira. Sei ancora qui? Ti avevo detto di andare al fiume a prendere l'acqua e riempirmi tutto l'otre. Prima la legna e poi vai a prendere l'acqua. Se no non mangi, capito? Mi sentivo malissimo, un grande freddo mi era entrato dappertutto. Volevo la mia mamma e la testa mi cominciò a girare. Caddi in avanti e vidi tutto buio. Oh. Dove sono? Sta tranquilla, sei in buone mani. Ti senti meglio adesso? Mamma... Dimmi, piccola, dov'è tua madre? Così possiamo mandarla a chiamare. Isabel, nel vestitino c'era questa busta. Per Elisa. Sei tu, bimba, che ti chiami Elisa, vero? Sì, sono io, ma voglio andare dalla mia mamma. Voglio la mia mamma. La lettera viene dalla costa. Anche noi stiamo andando verso la costa. Manda qualcuno a cercare sua madre. L'indirizzo è qui. Va bene, e parlo al signor Carlos. Sta tranquilla. Vedrai che la mamma arriverà prestissimo. Grazie, signora. Ma ho paura che la mia mamma si sia dimenticata di me. No, cara, è impossibile. Nessuna madre si dimentica del proprio figlio. Anche se è lontano. Era stata la tua mamma a trovarmi stesa a terra e poi mi portò in braccio al suo carrozzone. La mia mamma mi è stata molto vicino finché mia madre non ha potuto venirmi a prendere. Non solo ha accudito Elisa, ma mi ha voluto accompagnare per parlare con Pancio. Lei ha avuto del denaro per badare alla bambina e invece l'ha sfruttata facendola lavorare. Ma cosa sta dicendo? Che vuoi? Avresti forse il coraggio di dire che non ti ho dato dei soldi perché tu badassi a mia figlia? Ma non ho detto questo, Teresita. Su, cerca di calmarti. No, aspetta, ci parlo io, Teresita. Insomma, che cosa volete da me? Lei ha avuto del denaro per badare alla bambina. Questo denaro lo ha preso lei e questa la... E mia. Allora? Lo restituisca. Cosa? Glielo restituisca subito, altrimenti non fermo Teresita. Mi so anche difendere. Cosa crede che penserebbe di lei il paese se sapesse che ha maltrattato la bambina rubandole anche i soldi? Restituiscile quei soldi, non voglio storie col paese. Va bene, d'accordo, d'accordo, glieli ridò. Combino un sacco di guai quando mi infurio e comincio a menare le mani, specie quando ho ragione. Non so cosa sarebbe successo se non ci fosse stata Isabella a trattenermi. Hai capito ora perché Pancio e sua moglie odiano tanto tua madre? Comunque a quei due mascalzoni bisogna dare la lezione che si meritano.
Non c'è più bisogno ormai. Senti, perché non vuoi approfittare dei miei potenti muscoli per vendicarti? Sono tanto felice di sapere che mia madre è come io la pensa. Sai una cosa, caro Sébastien, sei straordinario, proprio il figlio di tua madre. Sono tanto felice di vederti guarita. Sai una cosa? Sono guarita subito appena ho visto la mamma. Sai, Elisa, anch'io ho un figlio che ha circa la tua età. Si chiama Sébastien. Purtroppo ancora non posso stare con lui, anche se lo vorrei tanto. Ma in un prossimo futuro. Anche io vorrei stare sempre con mia figlia, ma in questo paese non c'è lavoro. Adesso hanno aperto una fabbrica. Magari potessi lavorarci, potremmo vivere insieme. Cercherò di fare qualcosa perché ti possano assumere. Il direttore è mio amico e sono sicura che vali quanto gli altri operai. Anche di più, ho la forza di due uomini messi insieme. Ma allora non c'è problema. Che bello, così potrò stare sempre con la mia mamma. E io con te. Sapeste fino a che punto capisco la vostra felicità. Non vedo l'ora di poter stare sempre con il mio Sébastien. È certa che ha detto proprio così. Certo che l'ha detto. E sono certissima, mio caro, che presto potrà mettere in pratica il suo progetto. E vivrete sempre insieme. Senti, hai ancora intenzione di tornare nei Pirenei e rinunciare a cercare tua madre? No, no. Adesso voglio trovare mia madre a qualsiasi costo. Non ritorneremo a casa finché non l'avremo trovata, vero? Com'è carino. Stanotte resterai a dormire qui con noi. Ci fa veramente piacere. Hai visto, Belle? La mamma è esattamente come io me la immaginavo. Sono felice. Buonanotte, cara mammina mia. La Sierra Nevada. Granada è dietro quelle montagne e a Granada c'è la mia mamma. Ormai sono sicurissimo che tra poco riuscirò ad abbracciarla. Quando la vedrai, dille ancora grazie da parte mia. Sì. Tieni, questo è per il viaggio. Grazie molte, signora. Buona fortuna, Sébastien. Io spero di rivederti presto. Certo, vi verrò a trovare sicuramente con la mia mamma. Ciao, arrivederci a presto! Ciao,